Buon pomeriggio a tutti, è domenica 2 settembre, solito orario pomeridiano delle 17 per la nostra diretta quotidiana. Vi anticipo però che già domani, 3 settembre, lunedì, ritorniamo all'orario canonico dei giorni feriali delle 14:30. Quindi appuntamento oggi alle 17, come al solito nel fine settimana, domani invece 14:30, sempre in diretta da Milano. Poi martedì tornerò a Roma, ma comunque cercherò di tenere il più possibile l'orario delle 14:30 durante i giorni feriali. Naturalmente ricordo a tutti di pigiare sulla freccetta che vedete qui sotto la mia faccia, dove c'è scritto condividi. Naturalmente questo serve ad avere più persone durante questi nostri incontri quotidiani, anche se, come sapete, potete continuare a vedere poi il video della diretta anche su YouTube, sul mio blog ivanscalfarotto.it e naturalmente su questa pagina Facebook. Finiti i convenevoli, andiamo al succo della giornata. Direi che parliamo soprattutto di economia, un po' perché ieri è successa questa cosa, secondo me veramente piuttosto buffa, ma che è anche abbastanza, io credo, segno dei tempi. Stefano Buffagni, sottosegretario agli affari regionali del governo, deputato, ex consigliere regionale della Lombardia, attualmente appunto sottosegretario, ma poi peraltro laureato in economia con un master, almeno questo dice la sua biografia su Wikipedia, ieri scrive questo pezzo sul blog delle stelle, quindi sostanzialmente come dire, l'organo di stampa ufficiale della principale forza politica italiana, di governo peraltro, che esprime il Presidente del Consiglio e quanti altri. E che cosa scrive Buffagni? Scrive questa cosa che ha assolutamente dell'incredibile. Dice, ma insomma, si spargono notizie drammatiche, notizie allarmistiche sulla economia italiana e invece pensate, ieri c'è stata una grande notizia, l'asta dei titoli pubblici è andata, diciamo, c'è stato un sold out, un tutto esaurito, siamo riusciti a piazzare tutto il debito pubblico che andava in asta. Verrebbe da dire, meno male, perché se noi non riuscissimo a piazzare tutto il debito pubblico che mettiamo a disposizione dei mercati, per l'Italia sarebbe un segnale drammatico e dir poco, sarebbe praticamente la campanella del fallimento che suona, del default. Noi viviamo, diciamo, il nostro debito pubblico tiene in piedi il paese, serve anche alla spesa corrente, serve davvero a far funzionare la macchina dello Stato e siamo comunque una delle più grandi economie del mondo. Il giorno in cui dovessimo offrire titoli pubblici e il mercato non li acquistasse tutti, vorrebbe dire che la fiducia nel nostro paese è completamente finita e che quindi siamo sull'orlo del fallimento. E paradossalmente Buffagni riesce a vendere questa notizia, che è una non notizia, come se fosse il segnale della fiducia dei mercati nei confronti del paese e del governo giallo-verde. Invece le cose stanno completamente diversamente, perché è vero che si sono venduti tutti i titoli, e per fortuna, ma è vero anche che il rendimento di questi titoli, cioè i soldi, gli interessi che la Repubblica Italiana offre agli investitori stanno aumentando sempre di più, quindi siamo nella fascia alta, siamo al 3,25% sul nostro decennale, 31 punti in più, 31 punti base in più rispetto all'asta precedente, sul quinquennale addirittura i punti base in più di interesse versato sono stati 67, quindi stiamo dando più soldi di prima a chi investe sul paese, segno che c'è ancora, per fortuna naturalmente, la fiducia che l'Italia ripagherà il suo debito, ma è una fiducia che comincia a diventare sempre minore. Qui ormai, lo dicevamo anche ieri nella diretta, si parla di 4-5 miliardi in più di spesa per interessi che nella prossima legge di bilancio dovranno essere messi sul piatto per pagare appunto chi ancora si fida dell'Italia, e sono 4-5 miliardi di spesa che andranno sottratti ad altre voci della spesa pubblica. Noi sappiamo che il governo giallo-verde ha grandi ambizioni di spesa, ma oltre i 12 miliardi e mezzo, 13 che bisognerà trovare per evitare che scattino le clausole di salvaguardia e che quindi vi sia un aumento dell'IVA, bisognerà trovare anche 4-5 miliardi in più che fino a qualche mese fa non servivano per poter appunto far fronte alla diminuzione
diminuzione della fiducia nei confronti del paese. Quindi tutto il contrario di quello che dice il buon Buffagni, nonostante la sua laurea in economia, generosamente evidentemente datagli da qualche università, ma forse ha dimenticato qualche rudimento di finanza pubblica, ma proprio e anche qualche rudimento di economia proprio base, ma insomma è buffissimo che il Movimento 5 Stelle riesca a dire delle cose così gravi e così marchianamente sbagliate, perché non si tratta appunto di avere una laurea, è proprio anche qualche minimo minima nozione di economia domestica, proprio come chiedere un mutuo in banca, insomma una cosa molto semplice, eppure viene spacciata come una grande notizia e poi acquisita come una grande notizia dai moltissimi nostri concittadini che ancora decidono di consentono al Movimento 5 Stelle di offendere la loro intelligenza, perché non so come altro definire questa vicenda, credendo a qualsiasi cosa venga pubblicata sul blog di Grillo. Ecco, noi sforziamoci di provare a riportare le cose sul loro binario e anche di spiegare come stanno effettivamente le cose, perché poi adesso è chiaro che chi vi parla ha una posizione politica ben precisa, però qui stiamo parlando di fatti incontrovertibili. Lo spread è a 290, i tassi di interessi salgono, e se il tasso di interesse sale vuol dire che paghiamo più interesse sul debito pubblico. Ecco, non c'è niente di ideologico in quello che dico, mi limito semplicemente a registrare le cose come stanno. Devo dire, a proposito della finanza pubblica, che quindi diventa abbastanza un mistero capire questa famosa legge di bilancio come si farà. Ovviamente noi aspettiamo la nota di variazione al DEF, che deve essere presentata entro fine settembre, quindi al ritorno, al rientro in Parlamento ne sapremo di più di quali sono i programmi, perché appunto abbiamo detto ci sono i soldi per le clausole di salvaguardia, sono i soldi per il maggiore interesse sul debito pubblico, il PIL che non sale, abbiamo visto l'Istat lo dà l'1,1, 1,2, 1,1, e quindi ci sarà probabilmente anche minor gettito e quindi ulteriori soldi da trovare. Poi sappiamo che queste forze politiche che sono al governo con tanto consenso ci hanno garantito l'eliminazione della legge Fornero, che non è data per pervenuta, il reddito famoso di cittadinanza, che adesso stanno cercando anche di finanziare, per esempio pare togliendo gli 80 euro, quindi è una notizia che qualcuno dovrà dare a qualche milione di italiani, che gli 80 euro saranno tolti dalla busta paga, e in altro modo fantasioso, ma insomma lo vedremo. Poi naturalmente abbiamo la notissima flat tax, che dovrebbe essere applicata a tutti, e vedremo quanto costerà e dove troveranno i soldi. E poi ci sarebbe anche la famosa vicenda delle accise, non so se ricordate che il nostro amico Matteo Salvini aveva garantito che nel primo Consiglio dei Ministri sarebbero state eliminate tutte le accise della benzina, ma naturalmente si tratta di cose scritte sulla sabbia che vengono poi coperte con i migranti e le solite quattro cose che dicono. Poi nel frattempo in Italia le cose non succedono. Io vi ricordo per esempio che i metalmeccanici hanno dichiarato lo sciopero perché sull'Ilva c'è il buio più assoluto, il ministro non prende nessuna decisione, annuncia delle cose ma non sa che fare, nel frattempo i soldi dell'Ilva stanno finendo, c'è un rischio che salti tutta l'acquisizione da parte di ArcelorMittal e quindi che noi perdiamo 20.000 posti di lavoro e la più grande acciaieria d'Europa chiuda nel giro di pochi giorni. Insomma, questa è la verità, ripeto, cerco di essere pochissimo ideologico, mi limito a riportare i fatti. Comunque, l'ultima cosa che voglio dire, sempre a questo proposito, è che su Repubblica di oggi c'è un'interessante intervista di Tria, che è il ministro dell'economia, che continua a cercare di rassicurare i mercati. Infatti in questa sua intervista dice: ma lo spread scenderà, vedrete che quando faremo la legge di bilancio sarà molto chiaro che non abbiamo nessuna intenzione di sforare i parametri europei, non abbiamo intenzione di cambiare le politiche economiche. Tria dice: l'Italia non è il malato d'Europa, quindi ammette apertamente che l'Italia che noi gli abbiamo consegnato è un'Italia che ha dei fondamentali forti e che quindi non diciamo di per sé non sarebbe preoccupante. Dice: beh, questo aumento dello spread dovuto all'incertezza, ma vedrete che quando i fatti, che sono appunto la legge di bilancio, si mostreranno, lo spread scenderà. Ovviamente aspettiamo di vedere i fatti. Certo, sembra sempre stranissimo leggere le interviste poi di Tria, di Di Maio, di Salvini, di Conte, sembra che ognuno dica un po' quello che gli passa per la testa, perché quale sia la linea del governo non si capisce, se sia quella prudente e continuista di Tria o quella della spesa pubblica di Giorgetti, che dice superiamo il 3%, per non parlare di Borghi, di Bagnai, di altri illustri membri di questa maggioranza che invece predicano tutto il contrario. Lo vedremo. Nel frattempo, come sapete, Tria
È andato in Cina, è molto orgoglioso del lavoro che si sta facendo, ma è un lavoro che mi permetto di dire gli abbiamo passato noi, nel senso che, come sapete, con la Cina abbiamo fatto un grandissimo lavoro, c'è stato Gentiloni, Delrio, io ho visitato la Repubblica Popolare Cinese per 10 volte, quindi il lavoro con la Repubblica Popolare Cinese è molto ben avviato. Devo dire che il mio successore, Michele Geraci, è uno che ha vissuto in Cina tanti anni, quindi conosce, quindi il lavoro potrà essere fatto. Certo, è interessante quando Tria dice cose, per esempio, legate al protezionismo. In questa intervista a Repubblica dice che per noi, economia italiana, che è un'economia di trasformazione, ogni limitazione al commercio internazionale è un danno. Io sono completamente d'accordo con lui, il protezionismo è una cosa che danneggia moltissimo l'Italia, però devo dire che non è che senta molto questo tipo di impostazione arrivare dal governo, non la sento da Di Maio, non la sento da Centinaio che appunto parla di non ratificare il CETA. Insomma, bisognerebbe cercare di capirsi. È anche molto interessante quando il giornalista di Repubblica, l'intervistatore, chiede a Tria: ma visto che il Silk Road Fund, che è il fondo di investimento della Via della Seta, ha una partecipazione in autostrade, gli avete parlato della nazionalizzazione, gli avete parlato del ritiro delle concessioni? E Tria risponde: no, non ne abbiamo parlato. Perché effettivamente poi i cinesi sono sicuramente interessati a fare degli investimenti, ma a parte che i cinesi, diciamo, non sono mai degli investitori particolarmente amichevoli, loro investono per un ritorno sul capitale e lo vogliono vedere, insomma, non è che fanno gli investimenti per amicizia. E tra l'altro, naturalmente, poiché la Cina in questo momento è liquida, diciamo, a provare a vendergli il nostro debito pubblico non so quanto sia una buona idea. Con i cinesi bisogna avere un rapporto di partnership importante perché sono un mercato estremamente ampio e sono anche una potenza tecnologica che cresce e naturalmente hanno progetti molto grandi come questo della nuova Via della Seta, nel quale è giusto che l'Italia sia parte, che noi controlliamo e siamo interessati. I tedeschi hanno fatto un grandissimo lavoro, ma anche i francesi. Con i cinesi noi siamo stati assenti fino al nostro governo, quindi è bene che ci si continui a parlare, però attenzione. E poi ricordarsi che i cinesi intanto investiranno in Italia se ci interessano i loro investimenti, in quanto l'Italia sia un paese affidabile su cui investire. Ma se l'Italia si trasforma in un paese isolato in Europa che esce dall'euro, il cui debito pubblico non è sostenibile, evidentemente che per quanti viaggi si possano fare in Cina, è chiaro che i cinesi sono investitori come gli altri, in Italia sicuramente non investiranno. Comunque, mi pare di poter dire che la politica economica del governo sia avvolta da una coltre di mistero, staremo a vedere che cosa succede. Io naturalmente vi co continuerò a raccontarvi le cose come le vedo nei prossimi giorni. Vi ricordo che il nostro prossimo appuntamento è domani, lunedì alle 14:30. Vi ricordo sempre di pigiare sulla freccetta condividi in modo tale da allargare il bacino di utenza di queste nostre dirette e quindi vi aspetto domani. Non mi resta che augurarvi un'ottima domenica e a domani. Ciao!